Buongiorno a tutti, oggi ai microfoni di Ok Italia Parliamo, ne abbiamo un imprenditore, nostro ospite, con cui affronteremo i temi della crisi e soprattutto la sofferenza che vive il tessuto imprenditoriale. Il nostro ospite è Leonardo Leone, che saluto. Buongiorno Leone. Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi invitato. Allora, oggi, come agli occhi di tutti, siamo di fronte ad una crisi che, senza il rischio di poter essere smentiti, possiamo definire veramente epocale per il nostro paese, con una probabile conseguenza che circa il 10% delle nostre imprese potrebbero non sopravvivere all'ondata nefasta del virus. Se consideriamo poi che la mortalità delle persone per il virus è stata stimata tra il 3 e l'8%, capiamo come questi dati veramente potrebbero essere ancora più importanti. Diventa quindi quanto mai indispensabile considerare la durata temporale di questa crisi economica legata alla pandemia del Covid-19. Potrebbe essere di 3 mesi ancora, potrebbe essere di un anno, ma potrebbe anche essere di 3 anni, perché dobbiamo considerare al breve, al medio ed al lungo periodo. In questo periodo che cosa si sta facendo principalmente? Si sta lavorando soprattutto sul come contenere e come poter salvaguardare le nostre vite, giustissimo, cercando di contenere quindi la diffusione del virus. Sappiamo, con tutto il sistema del lockdown che è stato attivato in tutte le regioni, partendo dalle zone rosse e poi estendendolo ovviamente in tutta Italia, considerando zona rossa tutta Italia, e cercando anche di aumentare la capacità di test e cercando di trovare cure e vaccini che possano metterci in tranquillità. Però di pari passo vanno salvaguardate l'esigenza nostra di non perdere il nostro lavoro. Attraverso cosa? Attraverso misure a sostegno delle persone e soprattutto delle imprese. Bisogna anche attrezzarsi per il prepararsi a tornare al lavoro in maniera sicura, quindi tutti i sistemi di protezione individuale per i lavoratori all'interno delle imprese, ed anche come gestire il rientro alla normalità. Attenzione, noi dobbiamo, in altre parole, quindi attrezzarci per gestire le emergenze, riorganizzare le imprese e anche per il rientro dei lavoratori, ma soprattutto iniziare a pensare a un nuovo modello di normalità, perché sarebbe impensabile ragionare sul come si possa tornare a com'era prima. Fino a questo momento, però, cosa ha fatto il governo? Tutte le azioni del governo sono state mirate, Leone, soltanto per, diciamo, le azioni fatte a favore delle imprese, per cercare di garantire alle imprese la possibilità di ottenere prestiti, però soltanto a condizioni agevolate. Ovviamente questo è tutt'altro che scontato, cioè le imprese non è detto che vogliano o possano approfittare di questi strumenti messi in campo. Faccio un esempio per tutti. Molte imprese, già prima del momento della pandemia Covid-19, si trovavano esposte e quindi già in difficoltà, e per questo motivo ovviamente sono state segnalate alla centrale rischi e quindi sono soggetti cosiddetti non bancabili. Dunque moltissime imprese sono non finanziabili e lo sanno bene anche gli imprenditori, così come lo sanno le banche. Le imprese e gli imprenditori sono anche molto critiche sull'operato delle associazioni di rappresentanza delle stesse, perché si sentono anche un po' abbandonate, perché se a detta loro arrivano in redazione continuamente richieste e comunicazioni in tal senso, le associazioni di rappresentanza delle imprese non sono riuscite a far valere quelle che fossero le esigenze e le sofferenze del mondo imprenditoriale. Lei è un esempio lampante di questo, Leonardo Leone, lo dicevo in premessa, un imprenditore classe 77 e un imprenditore in diversi settori merceologici, occupa più di 280 dipendenti e poco tempo fa, meno di un mese fa, ho letto la sua storia, ho curiosato ovviamente sui social, ha deciso insieme ad altri imprenditori di voler fare qualcosa da solo, cioè pensando al fatto che nessuno stesse realmente aiutando il mondo delle imprese. Ha dato vita a un gruppo su Facebook che si chiama Imprenditori Riuniti, anzi Imprenditori Uniti, chiedo scusa per aver detto male il nome, ma la cosa importante non è tanto questa quanto l'effetto che ha sortito il suo gruppo. A oggi, ho controllato pochi minuti fa, ben 37.964 sono gli iscritti a questo gruppo. Attenzione, sono tutte partite IVA o imprenditori, cioè sono tutti operatori che sulla pagina del suo gruppo
in continuazione chiedono consigli, suggerimenti, cosa fare, aiuti soprattutto, e anche si candidano a dare un aiuto a quanti siano ancora più in difficoltà. Quindi diventa una sorta di autoassociazione, tant'è che leggevo anche che forse c'è una volontà che è nata proprio dallo stimolo che le è giunto da parte degli iscritti a questo gruppo di dar vita ad una nuova associazione che sia però rivoluzionaria, ovviamente rivoluzionaria in senso buono, rispetto al tradizionale mondo dell'associazionismo. Anche perché la sua frase di apertura del gruppo è proprio quella che, come avrai capito, le cita: nessuno ci tutela, quindi lo faremo da noi. Di cosa vi occupate? Ho letto accesso al credito. Ecco, come intendete dare assistenza a queste imprese, ma soprattutto perché le è nata l'idea di dar vita a questo gruppo e di voler fare qualcosa per gli altri? Bene, grazie di avermi appunto invitato e soprattutto a parlare di una cosa che mi sta a cuore in questo momento, che non è solo la mia situazione personale o le mie aziende, ma è proprio la nostra classe, ovvero la classe degli imprenditori e degli autonomi, tutte le partite IVA. Ma perché mi sta così tanto a cuore? Solo perché sono imprenditore? Assolutamente no, perché dietro un imprenditore, comunque essendoci un'azienda, ci sono tante altre famiglie, dal piccolo al medio al grande, comunque noi costituiamo un tessuto importante in questa nazione e produciamo tanto PIL, si parla del quasi il 70%. Quindi qual è il problema? Il problema non è nato oggi per me, è un problema che mi ha accompagnato in tutta la mia carriera, sono quasi 22-23 anni da imprenditore e non penso di essere stato mai tutelato a sufficienza in passato, soltanto che adesso, come si dice, è arrivato il nodo al petto. Oggi i provvedimenti presi, per me, se possiamo chiamarli provvedimenti, non sono sufficienti né a farci superare il momento e tanto più a superare il vero momento, perché quello che ritengo io da imprenditore, poi non so, lei è molto preparato, quindi saprà anche questa cosa da sé, il momento brutto non è adesso, il momento brutto è quando ricominceremo a lavorare, perché col terrorismo che è stato fatto, con la preoccupazione delle persone, non ci possiamo immaginare un andamento a V, quindi di questa ripartenza immediata dell'economia, e nemmeno a U, ma probabilmente sarà una ripartenza a L, significa che da quello che abbiamo fatto fino a febbraio, diciamo tutta Italia l'8 marzo, noi dovremmo pensare di ricominciare come tutte delle start-up, anche le aziende che erano già molto avviate ricominceranno pian piano a rientrare nel mercato. Ovviamente ci sono dei settori completamente distrutti, perché oggi il turismo è distrutto, la ristorazione realmente anche, ma perché? Perché le persone hanno paura, ma poi ci sono delle norme da rispettare alla ripartenza che non permettono magari aziende come le mie, io ho anche dei ristoranti, di ripartire con le azioni di marketing e far ritornare la fiducia alle persone per far rientrare. Leone, la interrompo un attimo per un aspetto importante. Lei ha citato alcuni settori maggiormente colpiti. Dubbiamente c'è tutto il settore del turismo, che sappiamo che è assolutamente trainante per il PIL del nostro paese, all'interno del quale c'è anche tutto il mondo della ristorazione. Abbiamo detto prima che per poter ripartire ci saranno obblighi anche del cosiddetto distanziamento sociale. Immaginiamo un esercizio, ecco, un ristorante in cui, ecco, paradosso abbia soltanto un ristorante di nicchia, 40-50 posti a sedere. Per garantire ovviamente il distanziamento sociale dovrebbe ridurre almeno di un quinto, se non di più, i posti. Ovviamente sarebbe impensabile riaprire l'attività. Direi dal 50% in su. Io credo, da quello che abbiamo visto, un ristorante con 40 coperti potrà avere al massimo 20, ma soprattutto più 10, quindi un 25-30% della capienza originaria. Ovviamente bisognerà vedere se parleranno di un metro, di un metro e mezzo o due metri. Lavoreranno tanto ovviamente sulla sanificazione degli ambienti, e questo mi sembra molto giusto, sulle precauzioni, mascherine, disinfezione e quant'altro. Si sta parlando addirittura di protezioni anche dell'ambiente, nel senso che oltre alle protezioni delle mani e delle mascherine, andare a mettere dei divisori sui tavoli. A me sembra follia, quindi, come dice lei, pensare di aprire con probabilmente un terzo della capacità produttiva e mettere protezioni, la gente dice resto a casa e ordino magari da mangiare a casa. Questo, ecco, è fondamentale.
Una cosa che mi preme, che tipo di aiuto le sta arrivando? Cioè, che tipo di richiesta di aiuto arriva dagli imprenditori che scrivono sul suo gruppo? Allora, io le dico che non c'è mai stata una frase più calzante di siamo tutti nella stessa barca. Quindi le richieste di aiuto che arrivano a me sono le stesse richieste che farei io al governo, ovvero questo momento di stop, senza parlare appunto del momento critico che sarà la ripartenza, questo momento di stop non ha bisogno di credito. Ha bisogno quindi nemmeno di liquidità, è proprio un decreto sbagliato, anche il nome stesso. Noi non abbiamo bisogno di liquidità, perché io potrei avere 2 milioni sul conto corrente, con 300 dipendenti mi vanno via 400-500 mila euro al mese di stipendi, prima che arrivi magari la cassa integrazione, ma perché devo mangiare i miei risparmi? Quindi andare a fare debito, ma a me non mi risolve il problema. Quindi io ritengo che tutte le azioni fatte in tante altre nazioni come l'America, per esempio, che può essere un nostro fratello maggiore, l'America che cosa ha fatto? È intervenuta sull'assistenza vera e propria come indennizzo. Cioè, intanto do 1.200 dollari a tutti i cittadini americani, ed è quello che è stato fatto perché ho comunque un piede anche in America, non perché abbia delle aziende, ma ho dei partner che sono lì, e sono stati dati soldi anche per i figli, quindi per le famiglie, e per le aziende, prima di iniziare a parlare, sono stati dati 10.000 dollari a fondo perduto. Ovviamente 10.000 dollari a fondo perduto sono proprio come antipasto, le aziende un po' più grandi hanno avuto 1,5% una volta e mezzo gli stipendi dei propri dipendenti, quindi una persona che ha magari 30 dipendenti prende una volta e mezzo il costo del dipendente, per capire quelli che sono le per andare a sopperire tutte le uscite senza aspettare cassa integrazioni varie, tanto sono soldi che gli escono, meglio che vengono gestiti dall'imprenditore e facendo lavorare meno possibile tutte le filiere, tra cui banche, INPS, regioni e via dicendo, e adesso stanno facendo un conto, diciamo che più o meno dovrebbe aggirarsi al 30% del fatturato, cioè viene erogato un credito del 30% alle aziende, ma questo credito si trasforma a fondo perduto quando l'imprenditore garantisce e riesce a dimostrare che gli eventuali licenziamenti verranno sostituiti e ripresi con delle assunzioni, oppure quando garantiranno la prosecuzione dei contratti in essere con i lavoratori. Quindi significa dargli veramente... È chiaro, le voglio fare un'altra domanda che è molto importante su quello che diceva prima. Mi interessa capire quanto la burocrazia, noi ci lamentiamo sempre che il nostro Stato è eccessivamente vittima di una burocrazia farraginosa e lenta. Ha portato il caso dell'esempio degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, perché ovviamente mi arrivano continuamente informazioni da tutti dagli altri paesi, i 1.200 dollari che le diceva sono arrivati sul conto corrente di tutti senza far alcun tipo di domanda. Noi qui ci siamo scontrati con le due misure principali su cui si è dibattuto molto, che sarebbe i 600 euro a sostegno delle partite IVA e dei professionisti e anche della cassa integrazione, dove gli accrediti, facendo soltanto un esempio per i 600 euro per le partite IVA e per i professionisti, sono stati fatti soltanto tra il 15 e il 17 aprile, cioè a distanza di ben oltre un mese dal momento del lockdown. Stessa cosa per la cassa integrazione, che adesso inizieranno ad arrivare nonostante la convenzione fatta dall'ABI per poter dare un'anticipazione da parte delle banche ai lavoratori per la cassa integrazione, ma anche lì molto combattuta perché significa aprire nuovi conti correnti con ulteriori costi, eccetera, eccetera, tant'è che questo tipo di beneficio, fra virgolette, che è stato previsto da questa convenzione non è stato realmente poi utilizzato. Ecco, mi dica. Una punta per precisare, questi 600 euro sono stati una caccia al tesoro e oltre la difficoltà per le persone di accedere a questo credito, che nemmeno credo, questo regalo, diciamo, da parte dello Stato, realmente lo ritengo anche per me inadeguato e non meritocratico, perché sì, il piccolo professionista con i 600 euro probabilmente paga le due bollette, mezzo affitto forse, ma chi magari si stava iniziando a strutturare come un imprenditore oggi realmente è messo male, nel senso sta bruciando il suo denaro e quindi con esso anche le relazioni, probabilmente se ha mancanza di liquidità con i fornitori o chi che sia, l'imprenditore nemmeno a parlarne. In più, quello che abbiamo detto della cassa integrazione
lei sa che comunque, a parte che i 600 euro non sono stati dati a tutti, dicono che non ci sono i fondi a copertura per tutti, anche quest'altra precisazione è importante, si è parlato di click day, oggi alla fine non hanno fatto il click day, ma tutti i soldi non sono stati erogati. Per quanto riguarda le casse integrazioni, tanta attesa, tanto lavoro, oggi le banche devono intervenire per diciamo supplire delle deficienze da parte dello Stato, degli organi nostri che ci dovrebbero tutelare, ma soprattutto oggi la banca sta creando anche un piccolo problema, se vogliamo, perché stanno chiedendo di aprire conti correnti presso le filiali dove verranno erogate le casse integrazioni, che questa per me non mi sembra assolutamente sì, è un aggravare di costi ancora coloro che devono beneficiare di qualcosa. A me interessa, Leone, che lei però, ecco, ha fatto una disamina molto attenta di qual è lo stato attuale, ci ha raccontato che le richieste di aiuto e di solidarietà arrivano quotidianamente numerose al suo gruppo, appunto, Imprenditori Uniti, ma ci dica un attimo quali sono le proposte che vi sentite, mi dia due, tre proposte che secondo lei potrebbero essere utili per uscire da questo momento di crisi. Allora, prima di tutto un indennizzo. Indennizzo significa almeno, ma proprio almeno 5.000 euro a fondo perduto per il mese di marzo e per, se vogliamo, una parte di aprile. Con il punto interrogativo legato al settore e alla ripartenza appunto di quel settore per quando si passerà a fase 2, fase 3 e via dicendo. Quindi cercare di andare a vestire su misura ogni azienda, ogni settore merceologico. Quindi le aziende come il turismo hanno bisogno di un aiuto più importante, ma gli aiuti anche per esempio dati dal Cura Italia o dal Liquidità, quando parlano del credito d'imposta sull'affitto magari erogato, quindi il 60%, se lei ha visto, non so se ha avuto modo di vedere, è stato fatto solo su una categoria di locali commerciali che è C1, e questo purtroppo è un grosso problema per i professionisti, perché rimangono fuori gli A10, rimangono fuori D1, D2, le palestre che pagano affitti come 20-30 mila euro al mese, 10 mila euro al mese. Insomma, io ritengo che siano state messe delle norme o comunque dei decreti non meritocratici e soprattutto non sufficienti a garantire quella che deve essere il sostentamento, l'aiuto che una classe di lavoratori e di imprenditori deve avere. Perché dopo tutto l'anno e tutti gli anni che noi versiamo, quando c'è una necessità come questa, che è una calamità, io ritengo che almeno una volta lo Stato ci deve essere. E visto che per gli imprenditori per me non c'è mai stato, e per le partite IVA non c'è mai stato, ho detto, io ritengo che un gruppo di persone unite riescono a realizzare qualcosa forse di inimmaginabile, ovvero creare una microeconomia interna, quindi favorire gli scambi, favorire anche il credito. Ovviamente non riesco qui in questa intervista a spiegare che cosa ho in mente, qual è il mio piano, ma intanto sul lato istituzionale andare a chiedere un indennizzo, quindi fare in modo che almeno 5.000 euro possano essere date a tutti coloro che possono dimostrare di avere un'azienda, di avere un affitto da pagare, di avere delle spese. Quelli che non lo possono dimostrare, cioè che sono dei liberi professionisti con minimo spese, allora passare dai 600 almeno alle 1.000 solo per marzo. Questo è quello che noi andremo a chiedere. Ovviamente quello che ha detto lei è giustissimo, stiamo diventando un'associazione vera e propria, con anche persone, credo importanti, perché persone che sono già legate alla politica, ma non sono politici, a noi non ci interessa andarci a mettere una casacca di un colore o dell'altro. Siamo completamente neutri, soprattutto perché in questo momento storico l'Italia non ha bisogno di altre divisioni, non ha bisogno di destra, di sinistra, di centro, ha bisogno di un gruppo unito, di una categoria, quindi imprenditoriale, lavoratori autonomi, che si unisca e che vada a battere i pugni sui tavoli dove può ottenere qualcosa. Poi parleremo di tante altre soluzioni proprio per rendere la vita più facile di un imprenditore, tra cui gli accordi, i contratti con i dipendenti e tante altre cose che oggi sono per me troppo sbilanciate verso il lavoratore, e tante altri disequilibri che hanno reso la vita veramente difficile, se non impossibile, per la classe imprenditoriale e per tutti i professionisti. Allora, lei ha dato un'anteprima oggi dicendo che ci sarà questa costituenda Associazione Imprenditori Uniti, quindi da gruppo nato così spontaneamente su Facebook, a distanza di poco ci sarà una trasformazione. Ha detto una cosa importante, che sarà un'associazione rigorosamente apartitica, il che significa non legata con nessuna connotazione. Su questo le faccio una domanda. Lei sa che sui ritardi, anche sulla concessione di aiuti, agevolazioni ad imprese e a professionisti, ha inciso molto anche la posizione dell'Unione Europea.
in queste ore, in questi giorni, si sta discutendo circa i corona bond, come vengono chiamati, gli euro bond, MES sì o MES no. Secondo lei questa Unione Europea, così come oggi... Ho perso un collegamento un attimo, mi sente? Sì, allora le ripeto la domanda. Allora, siete ovviamente una nuova associazione che sta per nascere, che si connoterà come apartitica, quindi senza essere di nessuno schieramento. Di queste ore, di questi giorni, ovviamente la vicenda degli eurobond, dei coronabond, del MES sì o MES no, con posizioni distanti fra opposizione e governo, ma anche all'interno della stessa compagine di governo ci sono posizioni diverse fra, per esempio, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Questa Unione Europea, così come è strutturata, può ancora aiutare le imprese o ha bisogno di essere completamente rivisitata, secondo voi? Allora, io non vorrei entrare in discorsi che possono poi sembrare invece di parte, no? Dentro l'Europa, fuori l'Europa. Oggi io ritengo che gli italiani devono essere un pochino egoisti in maniera sana. Semplicemente dire l'Europa può andare bene, l'euro può andare bene tutto, può andare bene questo governo, può andare bene qualsiasi cosa affinché si faccia qualcosa di concreto. Quindi io non sto qui a millantare eventuali azioni importanti per stravolgere, anzi oggi per me dovremmo fare meno lotte possibili interne ed esterne con l'Europa, ma ovviamente questo non significa poi abbozzare e soccombere come la Grecia o altri. Quindi io, parlando a nome magari dei dipendenti che ho, delle aziende che ho, di tutti gli imprenditori che conosco, ritengo che oggi il primo che ci aiuta ci fa da papà. Quindi il primo che ci dà realmente dei soldi a fondo perduto oggi merita la nostra stima. Le chiacchiere stanno a zero. Se riusciamo, io ritengo, dato che sono in contatto con dei noti economisti, ecco perché dicevo che abbiamo delle persone, credo, di spessore all'interno di questa associazione, tra cui Nino Galloni, non so se lei lo conosce. Nino Galloni, come tanti altri economisti, hanno sviscerato un po' quello che è il sistema bancario e le possibili soluzioni del momento. Noi, se lo vuole sapere, lui asserisce, come tanti economisti, non abbiamo bisogno dell'Europa. Cioè non abbiamo bisogno di creare altro debito verso stati all'esterno, perché la BCE comunque di fatto è una banca esterna. Perché oggi il problema più grande di questo nostro di questa nostra finanziaria sono gli interessi che paghiamo per i 2.400 miliardi di cui siamo debitori. Quindi ritengo che una moneta unica a circolazione nazionale emessa da una banca italiana potrebbe essere la soluzione, come dice il dottor Galloni, oppure creare dei titoli nostri venduti in Italia, quindi non andando a portare fuori debito e credito ma rimanendo all'interno, insomma non andare a farci schiacciare dallo spread, dalle agenzie esterne e soprattutto da una banca che è sovrana e che ci vende dei soldi a caro prezzo. Questo, diciamo, è il mio punto di vista. Ovviamente all'atto pratico, se oggi già fossi io diciamo alla guida di una associazione che conta magari tutti gli imprenditori con un peso politico importante, farei pressione al nostro governo per dire oggi servono soldi, o ce li date voi o facciamo una maniera diversa, però qualcuno ci deve dare dei soldi. Ritengo che il debito non debba essere contratto, tantomeno con delle garanzie strane, dico strane tra virgolette, come il MES, che ritengo insufficiente, perché per quel che è stato detto il 2% del PIL oggi, 35 miliardi, non ci servono a nulla sostanzialmente rispetto ai problemi che abbiamo. Abbiamo già dato 14 miliardi e 8, 14 e 4, se non erro, già riprendere quelli e muoverci in maniera interna credo sia la soluzione, senza sfasciare governi, senza sfasciare l'Europa, diciamo... Leone, lei ha fatto lei si sta per avventurare in un percorso minato. Le spiego un attimo che cosa. Il percorso del mondo dell'associazionismo di rappresentanza. Le imprese sono solitamente... Ho perso una frase. Si sta per avventurare, scusi? In un percorso minato che è quello dell'associazionismo sindacale, dell'associazionismo datoriale. Perché minato? Perché le imprese sono stanche, si sentono spesso e volentieri prese in giro e quindi dicono: ma perché io devo associarmi a una realtà piuttosto che un'altra? Quello che oggi le imprese chiedono con forza è aiuto ed erogazione di servizi. A questo punto le chiedo: avete già ipotizzato una serie di servizi
da poter mettere da subito a disposizione degli associati, perché sennò le dico con franchezza che lei rischierà di essere deluso, perché quei quasi 40.000, che può darsi anche che in questo, anche durante questa nostra intervista, siano anche aumentati, non si trasformeranno in associati? Allora, voglio fare prima di tutto una, diciamo, una precisazione. Per quel che ho visto io delle poche associazioni a favore degli imprenditori e delle partite IVA, ho visto che c'è sempre stato in una maniera o nell'altra uno schieramento politico, comunque una presa di posizione. Perché? Perché come funziona? Uno si associa, il politico di turno vede un tot di voti potenziali e dice: vuole mettere il cappello. Se voti me, io ti permetto di avere questa, questo. Allora, perché gli imprenditori rispetto alla CGIL, CISL, UIL non sono riusciti, quindi rispetto ai lavoratori, ad avere delle tutele importanti? Perché i voti degli imprenditori sono più bassi, sono minori, siamo meno, perché siamo meno del 10% della popolazione italiana, e quindi fa più gola avere e tutelare la classe operaia perché sono di più. Quindi vuol dire che in caso di elezione il politico che appoggia i lavoratori è un politico che ha più probabilità di vincere rispetto a chi appoggia gli imprenditori. Primo passo. Però qual è il problema importante? È che senza gli imprenditori non ci sono lavoratori. Se adesso la classe, tra virgolette, imprenditoriale perde il 10% degli attori, vuol dire che il PIL andrà così negativo che rischiamo di perdere la nazione, rischiamo di essere commissariati. Insomma, il problema è molto più grande di andare a fare gli interessi egoistici di un partito o di un premio. Quindi io per questa associazione penso di poter avere successo, non tanto perché mi sento una persona migliore di altre, che ragiono con il cuore piuttosto che col portafoglio, perché il portafoglio riesco a riempirlo dando alle persone, senza togliere alle persone. Questo è quello che ogni imprenditore dovrebbe fare, creare per se stesso dando agli altri. E realmente anche un ristoratore che apre un buon ristorante con un giusto prezzo e dei buoni alimenti non impoverisce un mercato, anzi lo arricchisce, no? Ok, quindi penso di poter avere successo perché non andremo a prostituirci con un partito o con l'altro, perché non credo che abbiamo bisogno, ma il lavoro sarà quello semplicemente di unificazione. Cioè tutte le separazioni che sono state volutamente fatte per controllare meglio, purtroppo, e questa non è una frase fatta, ma è un dato certo, come dicevano gli antichi romani, dividi et impera, oggi c'è bisogno di riunire. Quindi tanto più, ovviamente il successo è proporzionale a quanto siamo in grado di affiancarci, al numero che raggiungeremo. Oggi con 40.000 siamo tanti per alcuni, per me pochi, dobbiamo raggiungere numeri importanti. Fatto questo, ho già sul tavolo un pochino di cose, tra cui penso che ci sia proprio nell'immediato quello che dicevo, l'indennizzo, 5.000 euro di indennizzo. I fondi ovviamente sono vincolati alle scelte oggi di un premier che si sta comportando, vista l'emergenza, un po' da monarca, nel senso che non c'è un Parlamento che sta decidendo, stanno facendo un po' di baccano, ma realmente i DPCM sono tutti firmati da lui e sono scelte fatte da lui. Quindi, come lei ha detto benissimo, ci sono anche delle dispute interne tra PD e 5 Stelle, quindi stiamo un po' messi male, anche per chi ha votato Partito Democratico o Movimento 5 Stelle, ma anche chi ha votato la destra oggi realmente credo sia disorientato per tutto quello che è successo. Hanno cambiato strada, cioè da Meloni, Salvini, Conte, Di Maio, non ce n'è uno che ha preso una strada dritta e l'ha mantenuta, riguardo il MES, riguardo addirittura la TAV, riguardo l'Europa. Quindi diciamo che oggi chi anche credeva nella ideologia di un partito o dell'altro ritengo sia disorientato. Quindi penso che ci sia un cambio a breve di registro entro 6 mesi e io sono pronto, sarò pronto, perché ancora non abbiamo, ho detto, tutti gli aderenti che servono, per essere i primi a posizionarsi e dire: oggi qualsiasi partito sale su, qualsiasi cambiamento ci sarà, c'è la classe imprenditoriale che deve essere, non comandare, ma essere allineata ai diritti magari degli lavoratori. Deve poter dare il suo contributo, questo penso che sia lo spirito. Leone. Sì. Oggi, per non cadere, diciamo, la persona che ci sta traghettando verso la soluzione economica di questo indennizzo ci ha garantito che a un numero minimo di persone noi possiamo avere questo indennizzo, perché
una classe che si rivolta in questo momento imprenditoriale non la vogliono. Cioè, al contrario, invece di prometterci le cose per votare, per farsi eleggere, in questo momento non vogliono che un'associazione faccia altro baccano e che metta ancora più in discussione un governo che è già in discussione. Molto chiaro. Leone, noi torneremo sicuramente molto curiosi a vedere gli sviluppi della sua idea di nuovo associazionismo e di come poter dare risposte concrete ed immediate a una classe imprenditoriale che in questo momento purtroppo dobbiamo dire che si trova assolutamente in ginocchio, con difficoltà a rialzarsi. Grazie del suo intervento, a presto per i prossimi interventi. Grazie mille. Grazie a lei, dottor Amorosi.